La Toscana è pronta a far tornare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in presenza da giovedì 7 gennaio. La prima settimana di didattica riprenderà dunque regolarmente per le secondarie di primo grado, mentre sarà al 50% in DADA per gli studenti delle scuole superiori toscane. Lo hanno confermato il presidente della regione Eugenio Giani e l'assessore regionale alla pubblica istruzione Alessandra Nardini e quello ai trasporti Stefano Baccelli. A questo punto dovrebbe essere certo, anche perché un eventuale cambiamento in questi ultimi giorni probabilmente disorienterebbe anche l'utenza scolastica, i genitori, gli alunni stessi, e di disorientamento ce n'è stato molto in questi ultimi tempi. Basti pensare che io prima delle vacanze natalizie ho inviato una comunicazione ai genitori in cui comunicavo il modello organizzativo adottato dalla scuola per il 75% di alunni in presenza, secondo l'ultimo DPCM. Poi nel corso di queste vacanze abbiamo dovuto ulteriormente ripensare il modello e siamo arrivati al 50%. E tuttora stiamo lavorando, stiamo dando gli ultimi ritocchi al modello stesso, in maniera tale che i genitori e gli alunni possano rientrare a scuola seguendo le indicazioni che la scuola stessa ha dato. Comunque dovremmo rientrare il 7 e speriamo che, diciamo così, le misure di sicurezza siano adeguate al momento che stiamo attraversando. Ogni scuola così si sta organizzando per il ritorno in aula delle classi. Orari differenziati, trasporti pubblici, controllo, anche se la parola non è una bella parola, controllo sociale per verificare che non si creino assembramenti. Anche perché la scuola è diventata un po' come l'ultima pedina da muovere nello scacchiere della politica. E un po' accade che mentre si avverte una difficoltà per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda il controllo sociale, gli assembramenti, eccetera, poi si intervenga sulla scuola perché in fondo è la dimensione ultima su cui è possibile intervenire, ma questo provoca anche disorientamento non solo nel personale scolastico e nei dirigenti scolastici, ma anche nell'utenza.